Ciao, oggi vi faccio una piccola recensione di un libro che ho letto da un po', che si intitola Le lacrime dell'assassino ed è di Anne-Laure Bondoux, edizioni San Paolo, prezzo 14,50, pagine 187. Così, oggi mi sentivo precisa. Vi faccio una precisazione. Questo libro tratta di un argomento un po' difficile, è un po' audace. Non leggetelo se siete delle persone che non possono tollerare crimini efferati o se avete insomma un'anima molto giudicante, ecco. Che cosa c'è da dire? Allora, la storia di che cosa parla? Parla di un assassino, dal titolo, che uccide i genitori di un bimbo. Li uccide in casa loro. Che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito innanzitutto la descrizione che l'autrice decide di dare all'abitazione del bimbo, perché dice che la casa dove appunto dove abita inizialmente il bimbo con i suoi genitori è una casa al limite del mondo conosciuto, cioè è l'ultima abitazione, dopodiché non c'è nient'altro. È un'abitazione al limite, diciamo. Ed è un po' al limite come questa storia. L'altro elemento che mi ha colpito molto è stata la comparsa di una volpe. Una volpe che Pablo inizialmente vuole addomesticare e che poi ci si renderà conto che non è possibile, non è addomesticabile. E mi sembra un po' una figura molto allegorica. Questo libro è da leggere veramente con calma, non è un libro da leggere tutto d'un fiato. È scritto molto bene, in un linguaggio molto semplice, a tratti diventa quasi poetico, però secondo me bisogna avere il tempo di ragionare sulle diverse pagine. Infatti io, come vi ho detto all'inizio, ho aspettato un attimo per parlarvene perché boh, avevo bisogno di digerirlo, di pensarci sopra. Detto ciò, al solito mio, vi leggo i pezzi che mi sono piaciuti di più. Allora, pagina 87. Certe cose accadono quando si guarda lungo il mare. Il cielo, in una notte chiara e senza nuvole, può dare lo stesso effetto, ma bisogna concentrarsi per molti minuti sulle stelle, raffigurarsi il sole, i pianeti, la rotondità, e questo richiede molta immaginazione. Con il mare l'immensità è proprio lì, davanti a noi, tangibile, ed è allora che accadono certe cose. Invece l'altro pezzo è a pagina 95. Quando il pericolo fu scampato, Angel inchiodò a terra le spalle di Pablo. I loro occhi si incrociarono. Ma tu non sarai mai mia madre, bisbigliò Pablo. È vero, rispose Angel. Si sedette a terra, sollevò il corpo del bambino, lo avvolse con le braccia e lo cullò dolcemente. Senza rendersene conto, si era messo a cantare. Che canzone era mai questa che risaliva alle sue labbra dagli angoli più nascosti della memoria? Sua madre l'aveva cantata lui un giorno, quando era talmente piccolo da non capire che lei stava per morire? O forse l'aveva rubata questa canzone, sentita un giorno passando sotto una finestra aperta. È rubata come tutto il resto. Poco importa. Cantava per Pablo, con la sincerità di coloro che non hanno mai cantato prima e la cui voce si leva all'improvviso, per necessità, senza preoccuparsi di niente, a parte dare un po' di conforto. Non sono che un assassino, sussurrò, ma una cosa ho imparato. Quando si è tristi e si ha la fortuna di avere una spalla su cui piangere, non bisogna esitare. Strinse ancora di più. Piangi, aggiunse. Ecco, questo per farvi un attimo rendere conto anche di come è scritto questo libro. E basta, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!